Sono arrivate le ruspe sul lungomare della Partaccia, dove in questi giorni avrà luogo la demolizione della passerella che collegava l'edificio principale dell'ex colonia Ugo Pisa, oggi sede del Centro Subalto Tirreno, con un edificio più piccolo costruito all'interno del parco. Un intervento che fa parte del progetto di messa in sicurezza e riqualificazione voluto dal Comune di Massa, che ha avuto inizio dall'area verde, dove sono state abbattute piante malate e ripiantumati circa 350 pini. Se nel progetto iniziale presentato a settembre era stato incluso anche l'edificio lato mare, che avrebbe dovuto essere ricostruito e ospitare il centro subalto tirreno e il circolo velico, oltre ad un centro di socializzazione per anziani e ragazzi, nel progetto rimodulato a ottobre è stato escluso dal piano di azione. Le associazioni di salvaguardia dei beni culturali e naturali, però, sono sempre state contrarie alla demolizione dell'edificio e della passerella, considerati di valore testimoniale, culturale e simbolico, nonostante ad aprile la soprintendenza, dopo un'analisi dal punto di vista storico e architettonico, abbia rigettato le istanze proposte da Legambiente, affermando, così come ribadito dall'amministrazione comunale, che non ci sono ostacoli per la demolizione degli edifici.